Bruno Gelson. Pennella è solo Benny Yedder! E lui non sbaglia mai! Non sbaglia mai! Per il 40esimo gol in campionato! Comunque clamoroso, 2-0 come l'ultima volta che il Monaco vinse in casa della Paris Saint-Germain. A questo punto già da possiamo dirlo, dopo 52 minuti, non è il pari visto al Camp Nou. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video. Vi chiedo scusa se ho la voce un po' bassa, però vi racconto che in questi giorni, questa settimana in particolare, sto commentando il mondiale per club eSports, quindi su FIFA 21 assieme a Matteo Ribera in live su Twitch, e se volete vi racconterò poi questa avventura la prossima settimana. Ma a proposito di racconti, ultimamente vi sto raccontando e portando con me, no, anche all'interno delle mie giornate lavorative. Vi ho portato con me in telecronaca per ben due volte con Rudy Zlatan, non sempre, perché naturalmente quello che ho voluto evitare io in questa prima fase, soprattutto in cui è uscito questo nuovo format, è stato il fattore ripetitività. Voglio evitare di portarvi contenuti identici. Infatti la settimana scorsa non vi ho portato con me in telecronaca perché ho ritenuto che il weekend, almeno in teoria, fosse identico a quello precedente come struttura. Che succede però? Prima di raccontarvelo, vi invito sempre a lasciare un like a questo video per supportare il canale, anzi iscrivetevi se non lo siete ancora e attivate la campanellina per restare aggiornati su tutti i contenuti, e poi ovviamente per restare più in contatto con me seguitemi su Instagram, vi lascio il link in descrizione, vedete anche l'omino a schermo, oltre che seguirmi su Twitch per molte altre cose. Contenuti era carino, ma noi diciamo cose. Ragazzi è tardi, sono stanco, sto commentando i mondiali. In pratica il weekend era abbastanza lineare. Io salgo a Milano assieme a Zlatan in macchina, questa volta con la sua, mentre torneremo, ve lo dico già, proprio in questo weekend su Milano per commentare il big match scudetto del campionato danese, e questa volta vi porterò con me, infatti ci vediamo in settimana. Ma tornando a noi, saliamo con la sua macchina, il sabato pomeriggio commento il campionato primavera, poi però già dalla mattina dopo succede qualcosa. Perché giustamente io nei giorni precedenti mi ero preoccupato di prepararmi le due telecronache che avrei avuto il sabato e la domenica. E quindi Bologna-Sassuolo primavera e Brondi-Vaile con Zlatan. Però poi la domenica mattina mi viene in mente, fammi un po' guardare che partite ci sono questa sera, così mi leggo qualcosina. Chiaramente non si tratta di dover preparare una telecronaca, ma di aggiornare sui vari risultati delle gare che si giocano in contemporanea a Benevento-Roma. Guardando le gare mi cade l'occhio sulla Ligue 1, perché la settimana prima avevo commentato un tristissimo 0-0 tra Bordeaux e Marsiglia, e vedo che in Ligue 1 c'era Paris Saint-Germain Monaco. Contestualizziamo il tutto: il Paris ha appena vinto al Camp Nou di Barcellona 4-1 con tripletta di Mbappé. Il Monaco è messo benissimo in Ligue 1 ed è il mio Monaco, ci sto facendo la carriera. Avevo paura che qualcuno mi rubasse Paris Saint-Germain Monaco, quindi ho detto, sai che c'è, io chiamo subito Milone, lo avviso, e lui mi ha detto semplicemente, tutta tua, divertiti, falla tu, va benissimo. E quindi io mi sono ritrovato la sera a commentare un sacco di partite, tra l'altro perché eravamo fortunatamente solo in due, il che l'ho anche preferito, perché Giada conduceva, Alex commentava Benevento-Roma e io mi occupavo degli altri risultati e un po' di cronaca delle altre partite. Soprattutto però, come detto, di Paris Saint-Germain Monaco. Vi posso assicurare che mi ha fatto un certo effetto commentare la stessa squadra che stiamo seguendo in carriera su FIFA. C'è chi me l'ha anche detto, bello vederti passare dalla carriera a Sport Italia, è uno step bello, piacevole, ma al di là dei discorsi filosofici su quello che è il mio percorso, perché lo sapete, massima determinazione, massima voglia di lavorare e crescere sempre di più, però ecco, proprio il Monaco è stato bello, e vi lascio un po' di immagini di quel che è stato. Buonasera e ben ritrovato anche Federico Marconi, ciao Fede. Buonasera, buonasera Giada, buonasera anche da parte mia. È una serata importante anche, soprattutto come sottolineavi tu in precedenza, per il calcio europeo, perché seguiremo i principali campionati, la Premier League, perché sono già in campo Manchester United e Newcastle, e avanti la squadra dei Red Devils per 1-0, gol pochi istanti fa di Rashford, pesante soprattutto in chiave secondo posto. Ma seguiremo con grande attenzione anche la Liga, in campo alle 21 Athletic Bilbao e Villarreal, e la Ligue 1, perché c'è un Paris Monaco dal sapore di Champions e magari anche di qualcosa in più.
Federico, vengo da te anche per le scelte ufficiali in Ligue 1 del Paris Saint-Germain e del Monaco. Sì, è un Paris che praticamente riconferma o quasi l'11 visto al Camp Nou. Manca Marco Verratti dal primo minuto, ma partiamo dai pali, dove c'è Keylor Navas, poi difesa 4 con Kimpembe e Marquinhos, sulle corsie Florenzi e Kurzawa. Florenzi che tra l'altro sta facendo talmente tanto bene che la società parigina sta pensando di riscattarlo, e in queste ore proprio si stanno limando, pare, i dettagli con la Roma, che in questo momento è in campo a Benevento e che stiamo raccontando. Centrocampo affidato a Paredes, Gueye e poi Herrera, che prende il posto proprio dell'assente Verratti. In avanti riconfermati quei tre che fanno paura: Mauro Icardi, Moise Kean e Kylian Mbappé. Concludo sul Monaco, praticamente a specchio quasi, nel senso che sulla carta è un 4-4-2 che può diventare 4-2-3-1 o anche 4-3-3 per quelle che sono le caratteristiche dei singoli. Davanti alle Comte ci sono Maripán e Badiashil, sulle corsie Disasi e Oliveira, con Fofana e Tchouaméni a guidare il centrocampo. Aguilar, che nasce come esterno basso, un po' più avanti a destra. Diop largo a sinistra, Folland e Ben Yedder. Diciamo che anche il Monaco Giada risponde per le rime al Paris, per quelli che sono i singoli lì davanti. In questo preciso istante, esatto. E allora Federico, mi racconti il gol di Sofiane Diop, praticamente da un esterno all'altro, un gol in stile Atalanta di Gasperini, perché su cross dalla sinistra l'ha rimessa dentro Aguilar con un colpo di testa per la testa di Diop, che da due passi ha battuto Keylor Navas. 1-0 del Monaco, importante soprattutto per la classifica, perché i ragazzi di Kovac, che erano partiti molto bene gol a parte, accorciano in questo momento sul Paris Saint-Germain, si avvicinano tanto al terzo posto, ricordando proprio che la squadra di casa è sorprendentemente non in testa alla classifica, visto quello a cui siamo abituati, ma risponde subito il Paris Saint-Germain dalla parte opposta con la discesa sul versante destro di Florenzi, che crossa per l'altro esterno che raccoglie il pallone e la rimette dentro, impegnando le Comte, che deve distendersi in calcio d'angolo. Federico, con te, perché noi abbiamo visto il Paris Saint-Germain impegnato in Europa ed era un Paris Saint-Germain, quello in campo in questo momento non sembra essere la stessa squadra transalpina. Beh, innanzitutto bisogna rispettare però la squadra ospite di Kovac, che sta facendo un grandissimo lavoro, e lo abbiamo ricordato anche dalla classifica. Poi c'è il tema assenze in casa Paris, sono in tribuna sia Di Maria che Neymar, ma non solo, perché mancano Bagdà e altri protagonisti sicuramente noti nella squadra di casa, che adesso però già da un interessante calcio di punizione da battere sul centro-destra. Ci sono diversi uomini che possono andare in porta, Kurzawa è l'unico mancino presente sul pallone, c'era anche Paredes, ma da lì sul centro-destra è più probabilmente il terzino sinistro che calcerà verso la porta difesa dalle Comte. 4 in barriera, parte Kurzawa, alto sopra la traversa difesa dalle Comte, occasione Paris Saint-Germain che ti risponde, Giada, perché spaventa il Monaco. Una partita nella partita, quella tra Tchouaméni e Kimpembe, che si sono pescati poco fa, un contatto di gioco duro ma regolare, con chiusura del centrale difensivo del Paris Saint-Germain ai danni del centrocampista in maglia 8 del Monaco. Lì Kimpembe prende palla, tutto a posto, Tchouaméni se la lega al dito, in contropiede 30 secondi dopo sposta prima il pallone e fa ammonire Kimpembe. Infatti adesso seguiamo il calcio di punizione, quando il cronometro segna 6 minuti nel secondo tempo. Il pallone sul secondo palo a cercare una torre che diventa una sponda a favorire Ben Yedder, quindi possesso che però costringe la squadra di Kovac a ricominciare praticamente dall'ultimo uomo, che era Aguilar, cross ancora sulla versante destro del campo. Monaco che continua a spingere, a far paura, a sfiorare il 2-0, questa volta ci prova Folland, si salva non troppo il Paris perché c'è il tentativo in porta per il raddoppio da parte di Kevin Folland. 2-0 per il Monaco, aveva segnato all'andanzi Maripán, sì. Maripán che fa 2-0, non Folland, comunque clamoroso, 2-0 come l'ultima volta che il Monaco vinse in casa del Paris Saint-Germain. A questo punto già da possiamo dirlo, dopo 52 minuti, non è il Paris visto al Camp Nou, sì. Era anche fisiologicamente pensabile questa cosa, però grande Monaco, 2-0 a casa dei campioni in carica. Ci aspettavamo di più però, oggettivamente, dopo quanto visto in Europa, dopo quanto visto in settimana, anche dai singoli, però probabilmente hai ragione tu, Federico, quando dici che le fatiche della Champions si sentono nel corso di questa partita. Federico, con te anche le altre gare che abbiamo seguito, che stiamo seguendo finora? 1-1 tra Bilbao e Villarreal, e praticamente si stanno accontentando del pareggio entrambe. 0-2 a Parigi a favore del Monaco, soltanto istanti di recupero. La sensazione ormai quasi ufficiale è che il Monaco dopo 5 anni torni a vincere al Parco dei Principi e soprattutto accorci a meno 2 dal terzo posto, dove sono proprio i ragazzi di Pochettino al momento. Grazie Federico Marconi. Grazie a te, Giada.
E voilà, questa era la serata, quindi è andata più o meno così, ha vinto il Monaco per 2-0 e chicca in più, ma lo sapete già perché siete più malati di me con i risultati della mia carriera, risultato che abbiamo preso qualche mese fa perché abbiamo anche noi vinto al Parco dei Principi contro un Paris che si stava giocando la Champions, come quello attuale, solo che nella nostra carriera l'avversario era il Borussia Dortmund, mentre nella realtà il Barcellona, e nella nostra carriera la partita non finì 2-0 ma... Fischia la fine, il Monaco espugna il Parco dei Principi, vince 3-1. Poco importa, perché comunque 3 punti dal Parco dei Principi li abbiamo portati via, 5 anni dopo l'ultima volta, come vi ho detto prima nella clip di domenica scorsa, e quindi tanta roba. Francamente ci tenevo a raccontarvi questa aneddoto, a condividere questa situazione con voi, mi faceva piacere, e fatemi sapere se a voi è piaciuta. Vi ricordo 2 cose rapidissime, parlando di carriera ci vediamo prossima settimana, martedì però appuntamento con il vlog di questo weekend, in cui però vi invito proprio a seguirmi, perché ci sarà, come detto prima, il big match scudetto in Danimarca. È tutto, signori, grazie per aver seguito questo video, buon proseguimento di vita, never give up, un bacione e alla prossima!